Ragazzi, qui è Simone Pulviranti e come ne ho promesso, però diciamo che sono tornato non troppo tardi, ma sono tornato. Oggi non parleremo dell'iPhone 11 Pro, come ho parlato nello scorso video. Oggi parlerò dell'Apple Watch. L'Apple Watch, quello che vi già avete visto, che vi avevo fatto vedere, già intravedere, diciamo. Allora, voi mi dite, ma tu perché non registri direttamente dall'iPhone, così si vede meglio? Allora, non registro io direttamente dall'iPhone perché se devo fare il video dell'Apple Watch, poi viene sempre male quando io sono là in quell'angolino lì quadratino e faccio così perché si verrebbe sempre male, si vedrebbe. Qua non prende nel mio segreto. Allora, questa qua è l'aula di registrazione in cui ci ho fatto alcuni video. Molto bene, partiamo qua dall'applicazione Watch Apple Watch. Già qua parte Apple Watch di Simone. Apple Watch di Simone, dove poi ci sono complicazioni, complicazioni, notifiche, disposizione app. Se noi facciamo disposizione app, qua è come si vedono tutte le app direttamente dall'Apple Watch. Sono tutte qua, ora ve le faccio vedere poi meglio. Mentre posso anche modificarle, tipo Telegram, lo metto qua. Molto bene. Allora, voi già sapete tutto, si può chiamare, si può fare. Prendiamo questo, potete mettere la password, ovviamente. Infatti, se non riconosce il polso, poi allora vi chiede la password. In tal caso, se voi ce l'avete al vostro polso, non vi chiederà niente. L'ora ve la mostra, quindi non è vero che se non gli mettete la password non vi mostra l'ora. Ecco qua, non vi mostra le applicazioni. Ecco qua la disposizione delle app. Questa qua è l'orologio. Orologio. Perfetto. Ora faccio una cosa. Ho aperto la fotocamera direttamente dall'Apple Watch. Ovviamente voi dite l'Apple Watch non ha una fotocamera. E avete perfettamente ragione. Ma io, se io faccio la foto, diciamo, a una cosa, che ne so. Va bene. Non c'è bisogno che ve la faccio mostrare da qua, ma ve la posso fare mostrare direttamente dall'Apple Watch. In questo caso sono uscito, ma la possiamo sempre recuperare nella galleria in cui voi potete mettere le foto che avete fatto e le potete anche applicare. Va bene, passiamo a altre cose. Altre cose delle funzionalità del nuovo Apple Watch 6.5. Possiamo fare per la nuova disponibilità della disponibilità del nuovo Watch, vabbè, avete capito, l'aggiornamento Watch 6.1.0, mi pare 1.1. Va bene, andiamo su Watch, sempre qui. Galleria quadranti. Possiamo scegliere i quadranti che vogliamo. Io potete scegliere anche una foto che volete. Io ho messo quella del mio cane e io. Ecco qua. Lo vedete? Molto bene. Poi vi potete mettere anche le foto che volete o potete modificare anche vari quadranti. Tipo che ve ne faccio vedere uno già modificato che sto per modificare non solo dal watch del telefono, ma anche dal watch vostro. Però dipende se ce l'avete inserito. Basta solo un semplice tocco qui, aspettate,
Basta un semplice tocco e fa così. Poi fai personalizza. Potrebbe essere che l'orario vi scompare e vi appare sotto, oppure anche la data che vi appare, diciamo, sotto. Poi, oppure potete, diciamo, personalizzare una foto che è quella nuova, per esempio questa qui, cifre 2, che è così. Ora si vede al contrario perché è tipo uno specchio. Fate personalizza e potrebbe diventare così. Oppure così. Oppure così. Oppure potete. Ehi, caro. Aspetta. Aspettate. Aspettate, aspettate. Eppure potete modificare anche i colori, ma i colori adesso ci arriviamo. Guardate. Fate così. E si modifica. Visto? Diventa qua il colore e poi diventa anche quello colorato. Poi possiamo passare i colori, quali sono questi qui? Tutti questi sono i colori. Molto bene, e già questa cosa dei quadranti l'abbiamo fatta. Ora possiamo parlare delle disponibilità, cioè come si può rispondere ai messaggi, cosa può fare sto coso, cioè perché voi dite, ma è piccolissimo, cosa può fare? Cioè, come può fare a sostituire il telefono? C'è anche Siri qua, guardate. Ehi Siri. Ora dice problema di connessione, riprova più tardi. Ehi Siri. È perché non c'è connessione. Va bene. Siri, di qualcosa. Si è bloccato. Va bene. Qua non c'è WhatsApp, però vi spuntano i messaggi. Ma se voi li chiudete, addio messaggi. Beh, ci sono le chiamate. Contatti. Posso chiamare me stesso, però a me non mi fa chiamare perché dice che stai facendo? Si sta chiamando tu stesso. Ma come sei combinato? Mi fa chiamare perché sono io. Ma guardate, se io adesso chiamo a un contatto qualunque, ora ve lo faccio vedere. Anche un piccolo scherzo. No, va bene. Dai, rispondi. Bene, chiamiamo un altro. Lei non risponde. Comunque, fidatevi. Comunque, fidatevi.
un messaggio su WhatsApp, così poi loro mi rispondono. Manda un messaggio. Messaggio. Qualunque. Così si scrive brevemente. Qualunque. Ce lo fai scrivere? Oh, perché voi sapete già che ormai si scrive in questo modo, strisciando i diti si fa le dita, no, i diti, le dita. Va bene, non c'è connessione. Va bene, io. Seguitemi su Instagram, fate quello che volete, nel frattempo iscrivetemi al canale. No, fate quello che volete, no. Mi dovete seguire su Instagram, su Facebook, su YouTube, su... vabbè, basta. Su Instagram ci basta, ok? Su Instagram e su Facebook ci basta. Ma anche se volete, mettete YouTube se volete, se volete. No, anzi, YouTube e Instagram. Se volete, Facebook. Instagram e YouTube dovete farlo, per forza. Vabbè, non è che poi è un obbligo proprio così. Va bene, per oggi è tutto. Lasciate un like e mi raccomando, fatevi sentire prima o poi se volete vedere un altro video. E alla prossima, ciao!